Settimana intensa quella appena trascorsa per gli uomini del nucleo operativo radiomobile dei Carabinieri di Termoli. I militari sono stati impegnati nel controllo del territorio che in questi giorni di fine estate non ha visto calare il numero dei crimini. Attenzione sempre altissima dunque che si è tradotta in diverse denunce e in un arresto, singolare è il caso di due napoletani che si stavano pagando le vacanze sulla costa, rubando i borselli e portafogli lasciati incustoditi sui tir all'interno dei centri commerciali approfittando del fatto che gli autotrasportatori erano impegnati a scaricare la merce, riuscivano a intrufolarsi nella cabina e impossessarsi dei soldi. Sono stati beccati dopo diversi furti messi a segno: uno è stato arrestato, quello che materialmente entrava nel mezzo, e l'altro, quello che faceva da palo, denunciato per furto. Anche due donne pugliesi sono state denunciate per furto di generi alimentari all'interno di un centro commerciale. Un uomo residente in Puglia è stato invece sorpreso mentre cercava di intrufolarsi in un appartamento con l'obiettivo di svaligiarlo. È stato denunciato per tentato. Furto. Sono invece indagati per ricettazione tre minorenni, di cui uno di Termoli, uno residente al nord e uno all'estero, trovati in possesso di ciclomotori rubati. Sono inoltre tuttora aperte le indagini su un mega furto di pannelli fotovoltaici avvenuto presumibilmente in Basso Molise. Tre cittadini marocchini su un furgone sono stati fermati dai carabinieri prima di imboccare la 14. All'interno del mezzo sono stati rinvenuti circa 200 pannelli. I tre, non sapendo dare informazioni sulla provenienza del materiale sono stati denunciati per furto aggravato in concorso. I militari della compagnia stanno cercando di risalire ai proprietari. Al momento non c'è stata infatti ancora nessuna denuncia di furto.